E ciao a tutti ragazzi, sono Leotek e bentornati in questo nuovissimo video del canale. In questo video andremo appunto insieme a parlare appunto di una nuovissima arma mitica segreta che verrà inserita prossimamente con il prossimo aggiornamento all'interno di Fortnite. Ma quindi prima di iniziare con il video, come sempre voglio ricordare che se anche voi volete vincere skin o pass battaglia, vi basterà iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, cioè mi piace. Ma detto questo ragazzi, iniziamo subito con il video. Come ben sapete, sono state inserite delle nuovissime armi segrete, appunto, che possiamo vedere. Ad esempio, un classico esempio è Zig e Choppy, che possiamo trovare appunto a Hydro 16. Appunto, come ben sapete, oggi è stata rilasciata una brevissima patch. Appunto, grazie a questa brevissima patch sono apparsi di nuovo di un sacco di nuovi glitch, che però non andremo a parlare in questo video, ne andremo a parlare nel prossimo video. Appunto, sono anche arrivati dei leak riguardanti una nuova arma che verrà inserita prossimamente all'interno del gioco. Anche quest'arma, proprio come l'arma raggi mitici di Chimera che è stata data a Zig e Choppy, verrà data a un altro NPC. Ed esatto, forse avete capito bene, stiamo parlando dell'NPC del famoso cartone Rick and Morty. Questo NPC di Rick and Morty lo possiamo trovare esattamente accanto a Foresta Frignante nella base aliena. Appunto, questo nuovissimo boss ci andrà a dare quest'arma. In questo caso di quest'arma sappiamo per ora il nome e come assomiglierà. Appunto, quest'arma si chiama esattamente Cowinator. Cowinator potrebbe essere, ma non sappiamo ancora cosa fa veramente all'interno del gioco. Appunto, come state vedendo ora a schermo, questa è l'arma che appunto ci viene data, chiamata esattamente Cowinator. Come vedete in questo caso è un'arma viola, ma quando uscirà sarà un'arma mitica. E appunto, come vedete, non fa danno. Quando sparate fa tipo volare questi oggetti. Quindi appunto si chiama esattamente Weapon Name Gravity Gun Gravy Goblin. Appunto è questa qua esattamente l'arma che appunto dovrebbe fare queste specie di raggi nell'area all'interno di Fortnite. Appunto questa arma, l'unica cosa caratteristica è che non fa danno fisico. Infatti quest'arma non fa veramente del danno fisico, ma bensì appena andrete a sparare inizierà a far fluttuare il nemico. Un pochino come le granate ballerine che c'erano qualche season fa, che appunto bastava lanciarle e il tuo nemico iniziava a ballare, quindi diventava pressoché immobile. Quindi appunto, a differenza, quest'arma fa volare, proprio come in questo caso nel gameplay qua sotto a schermo ha più o meno l'effetto degli UFO, solo che non è un UFO. Appunto quest'arma è stata leakata dal leaker FireMonkey su Twitter, come state vedendo. Ora vado subito a vedere a schermo. Questa qua è esattamente un altro gameplay di quest'arma, si trova quest'arma letteralmente all'interno del game di Fortnite. Infatti, come state vedendo, non fa danno, anche qua spara questi raggi, in questo caso non ci sono nemici, quindi non riuscirete a vedere appunto il danno fisico, ma appunto una volta che verrete colpiti da questi raggi inizierete a fluttuare e non potete scendere finché non finisce l'effetto. Come vedete anche molto molto bello il design dell'arma, e appunto quest'arma sarà additata a Ricky e Morty. Ancora non è sicuro perché proprio il dottor Rick Sanchez dovrà darci quest'arma. Ancora però molti litigano sul fatto che potrebbe essere che per ottenere quest'arma bisognerà andare a comprare dei lingotti, quindi a comprarla con i lingotti, solo che poi dovrebbero farne molte e non ci sarà semplicemente un giocatore a possedere l'arma mitica, come appunto dovrebbe essere con tutte le armi mitiche per ora all'interno di Fortnite. Ma potrebbe essere proprio come quella di Zig e Choppy, che appunto per ottenere quest'arma diventi costretto ad ammazzare appunto il professor Rick Sanchez. Anche se molto probabilmente sembra una cosa leggermente improbabile, dato che altrimenti il dottor Rick Sanchez non avrebbe modo di farci del male, quindi appunto non avrebbe modo di difendersi. Quindi molto probabilmente per ottenere quest'arma, la Cowinator, dovremmo esattamente andare a spenderla con i lingotti. Da un lato è una cosa buona, quindi la possono avere più giocatori, dall'altra un po' meno, proprio perché la potranno avere più giocatori. Quindi a questo appunto queste per ora purtroppo sono le uniche cose di cui noi per ora siamo a conoscenza. Quindi appunto ancora non sappiamo quando uscirà quest'arma, molto probabilmente con il prossimo aggiornamento, solo che appunto oggi non è ancora uscita effettivamente all'interno del gioco. Probabilmente quest'arma segreta verrà aggiunto con un davvero brevissimo aggiornamento, quindi si parla proprio di pochissimi megabyte, oppure massimo mezzo giga, appunto, oppure molte persone dicono
addirittura che potrebbe essere la skin che ci appunto uscirà esattamente quando uscirà l'aggiornamento per far uscire la skin segreta di questo pass battaglia, ovvero la skin di Superman. Infatti vi lascio anche nelle schede il video in cui dovete cliccare per andare a vedere tutte le informazioni su quando uscirà appunto questa nuovissima skin di Superman all'interno di Fortnite e come dovrete appunto fare per andare subito insieme a prendere appunto questa skin all'interno del gioco di Fortnite. Ma quindi appunto, come avete visto da questo video, queste per ora sono gli unici cose che conosciamo per fare appunto questo glitch. For the secrets you need to do and attraverso l'emotante. Quindi appunto però queste qua sono tutte le cose che per ora conosciamo della nostra arma. Quindi prima di concludere con il video volevo un attimo farvi vedere un piccolo glitch da poco uscito all'interno di Fortnite. Infatti come state vedendo for the secrets you need to do and attraverso l'emotante in trastascia at the same time. Per farlo when you get this message that means the glitch work. Now you will be able to move faster while aiming and heal while moving. Camminiamo e mirare in che è una cosa molto molto conveniente e come vedete possiamo subito iniziare a curarci mentre ci muoviamo. Questa appunto è una cosa molto molto comoda perché almeno tutti i giocatori, almeno quelli che non giocano da ieri, che giocano a Fortnite, almeno una volta tutta la loro vita sono morti per colpa della safe. In punto infatti grazie a questo glitch potete muovervi senza prendere danno dalla safe, perché magari sarete anche abbastanza veloci per potervene appunto scappare in safe e non morirci. Quindi appunto ragazzi, come avete visto da questo video, questo è tutto quello che sappiamo dell'arma. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Non sappiamo ancora di preciso quando uscirà l'aggiornamento, ma quindi appunto il video di oggi può terminare qua. Io spero davvero veramente che vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto per magari imparare questo nuovissimo glitch oppure per sapere meglio di cosa si tratterà di quest'arma che verrà inserita con l'aggiornamento segreto all'interno di Fortnite. Quindi per ora, ricapitolando, l'unica cosa che sappiamo è che si troverà da Rick Sanchez, quindi dal professor Dr. Sanchez, e appunto sarà un'arma a gravità che non farà danno. Quindi appunto vi ed oggi termina qua. Io spero ovviamente che vi sia stato utile. Nel frattempo sono contentissimo perché siamo campioni di Europa. Quindi detto questo ragazzi, mi raccomando, il video d'oggi termina qua, io spero che vi sia stato d'aiuto, che vi sia piaciuto. Quindi detto questo, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche e se volete vincere skin o pass battaglia venite nelle mie live, guardatele per parecchio tempo così da ottenere 10.000 points e poter appunto riscattare gratuitamente 1.000 V-Bucks. Ma quindi appunto detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima con i prossimi video. Mi raccomando, attivate la campanellina delle notifiche per restare sintonizzati su tutte le news e tutti i glitch. Quindi detto questo, ci vediamo alla prossima.